Bella coreografia al Tardini, nel Bologna non c'è Roberto Baggio squalificato, gioca regolarmente Paramatti, e nel Parma c'è il debutto casalingo dell'ex milanista Blomqvist. Subito parte bene il Parma con Zemaria che effettua il cross dalla destra su un'incertezza di Sterkel, proprio Blomqvist ha la possibilità di battere a rete. Il Bologna comunque è attivo nella fase iniziale, Anderson rimette verso il centro, Nervo a fondo campo. La partita scivola via abbastanza piacevole ed equilibrata, manovra bene il Bologna, un Bologna che va alla conclusione con Kolivanov sul fondo. Dalla parte opposta il Parma si affida soprattutto alle iniziative di Chiesa, buona la risposta di Sterkel. Bologna però che è sempre attivo in questa azione, svirgola Nervo, il suo diventa un assist prezioso per Kolivanov e bravissimo Buffon a respingere distinto. Spinge molto bene anche Benarrivo sulla fascia sinistra per il Parma, il suo suggerimento per Chiesa che chiama alla parata Sterkel. Buona azione corale del Parma al 35esimo, da un fronte all'altro, palla che giunge ancora a Benarrivo, il suo traversone, palla che giunge a Chiesa che tocca dentro da distanza ravvicinata. È l'1-0 per il Parma. Rivediamo, vanno a vuoto sia Torrisi sia Anderson e Chiesa è astuto e pronto nel battere a rete. Rabbiosa reazione nel finale del primo tempo del Bologna, soprattutto con Anderson fuori il suo primo colpo di testa e fuori anche questa sua girata dal limite veramente molto molto pericolosa. Si va al riposo sull'1-0 per il Parma e praticamente la partita si decide in avvio di ripresa perché al secondo minuto Sensini dà a Dino Baggio che lascia partire questa sventola di destra da fuori area, nulla da fare per Sterkel e il gol del 2-0. Abbiamo la possibilità di rivedere anche da altra angolazione la prodezza di Dino Baggio, vedete come chiude bene il suo destro di collo pieno, assolutamente nulla da fare per il portiere del Bologna. E il 2-0 gioca di rimessa da qui in avanti il Parma, velocissimo Chiesa che tiene in costante apprensione i difensori del Bologna. Chiesa è molto bravo anche nella battuta dei tiri da fermo, anche sugli angoli, vedete come impegna Sterkel. Il Bologna tenta di fare quello che può ma si espone al contropiede del Parma, sempre molto molto incisivo, e qui è Crespo che è costretto ad allungare la falcata, il suo sinistro termina a fondo campo. Carletto Ancelotti chiama i suoi alla calma, attribuisce maggiore prudenza anche al suo schieramento tattico facendo uscire Chiesa per strada, e per quanto riguarda il Bologna gioca con tanta buona volontà ma senza riuscire a rendersi particolarmente pericoloso in campo, come vedete anche Callon, quasi tutti comunque gli affondo del Bologna sono orientati a cercare la testa di Anderson. Poi Olivieri manda in campo anche Shalimov ed è un ingresso sfortunato quello di Shalimov. Il Bologna ha già sostituito Pavone con Carnasciali e Kolivanov con Callon. Alla sua prima azione Shalimov finisce sui tabelloni pubblicitari, guai al ginocchio, non ce la fa, deve lasciare subito il terreno di gioco, finisce in 10 il Bologna e il Parma potrebbe anche vincere di goleada. Qui va in gol ma sul cross di Zemaria il controllo di Crespo è chiaramente di mano, vedete il pallone che arriva a Crespo il quale lo controlla nettamente con un braccio prima di spedirlo in gol, quindi non si può parlare nemmeno di rete annullata. Nel finale Strada da solo davanti a Sterkel, un po' egoista, para il portiere del Bologna, finisce comunque 2-0 per il Parma che incamera altri 3 punti e una classifica che si configura con